Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale. Stiamo appunto qui all'Hotel Summit, è la seconda giornata verso il pomeriggio e siamo in compagnia di Giulia Simi, militante storica, non servono ulteriori presentazioni, per chi non lo sapesse ex presidente del Comitato di Radicali Italiani. Giulia, ovviamente chiediamo subito come sembra che vada questo congresso. Allora, è un po' una domanda un po' complessa, nel senso che da una parte ci sono, come potrei chiamare, personaggi politici transnazionali che portano le loro esperienze, le loro idee e sono personaggi, molti di questi, di un certo valore, di una certa importanza e quindi da questo lato è positivo. Quello che mi preoccupa è che noi come partito radicale non violento, transnazionale e transpartito, riusciremo intanto da una parte a eleggere gli organi e dall'altra ad avere le forze necessarie sia per decidere, perché è chiaro che noi per il momento non ci possiamo occupare di tutto e quindi da una parte la capacità di scelta, che non è una cosa facile, è sempre una questione di libertà. La libertà è una cosa bellissima, però è una cosa di grossa responsabilità e implica la scelta. E spesso e volentieri chi non ama la libertà, eccetera, eccetera, è perché preferisce non voler scegliere. Comunque, noi abbiamo questo problema, da una parte essere capaci di scegliere e dall'altra riuscire anche a rilanciare questo partito su temi forti e importanti. E non vorrei, ecco, che rimanesse solo, diciamo, una descrizione del mondo e poi non, come partito non abbiamo la forza, la vivacità, l'intelligenza, la conoscenza per poter affrontare, come è stato in fondo l'appello per la fame nel mondo, se vogliamo il Tribunale Internazionale, se vogliamo la pena di morte, riuscire a trovare dei temi forti da coinvolgere e rilanciare questo partito, perché chiaramente questo partito ha anche bisogno, dal momento che è transnazionale e transpartitico, anche bisogno di espandersi. E anche questo abbiamo un altro problema. È vero che qui abbiamo molti interlocutori, ma non sono abbastanza per quello che noi pensiamo, o almeno io credo dovrebbe essere il Partito Radicale Transnazionale. Abbiamo bisogno di allargare la platea, cioè che abbiamo bisogno di avere, sarebbe bello, e non so come, avere sedi non soltanto in Italia, per riuscire a costruire le altre sedi anche in altri posti. È questo quello che io penso e temo che questo è quello che mi fa un po' paura, al di là dei belli interventi e dei belli discorsi che poi devono essere approfonditi, perché una cosa è parlare dei diritti, dei problemi, eccetera, eccetera. L'altro stadio è chiedersi come le affrontiamo e questo richiede studio e capacità e creatività. Quindi tu, Giulia, dimmi se ho capito bene, in qualche modo avanzi un pochino il problema, se così vogliamo dire, della possibile fornire qualche illusione a qualcuno che viene in questo consesso e chiede aiuto, viene dalle varie parti del mondo per quanto riguarda i diritti umani, per quanto riguarda le condizioni, non so, della donna, della libertà, che se la passa molto male nei vari luoghi del mondo dove non vengono conosciute democrazia e diritti umani. Vengono qui e magari chiedono un appoggio in questo partito che sembra ben strutturato da un punto di vista intellettualmente parlando, però poi dopo da un punto di vista organizzativo e strutturale riesce poi a dare una risposta? Questo è il problema. Io penso che le persone che vengono qua, che spesso vengono da esperienze molto forti, a volte molto più forti delle nostre,
non credo che arrivino qui con grandi illusioni, quindi sanno, cioè le nostre, probabilmente spero, e spero che, perché credo sia una questione di realtà, che loro sappiano e conoscono le nostre difficoltà, al di là delle nostre intenzioni che le possono essere le migliori del mondo, però poi esistono le difficoltà. Quindi sì, esiste questo problema, non credo che loro si illudano. Ed è anche interessante che, cioè, in qualche modo un piccolo aiuto, e comunque c'è Radio Radicale, comunque sia, eccetera, può essere per loro un contatto, una speranza, eccetera. Però io quello che vorrei è molto di più. Poi l'altro problema che secondo me io non so come potremo affrontarlo, è questo problema della crisi finanziaria. Perché io devo essere sincera, quello che temo in questo momento, cioè quello che sento sia da parte dell'informazione, sia da parte delle classi politiche, sia da parte dei cosiddetti grandi burocrati che possono far parte della banca centrale, delle banche, eccetera, eccetera, non esiste, non stanno, ho la sensazione che non stanno dando un'informazione chiara della situazione mondiale, europea, eccetera. E quindi anche questo dovrebbe essere un problema del Partito Radicale Transnazionale. La trasparenza, parola ormai troppo usata, che però che a me fra poco mi dà anche quasi noia, perché oramai la usano tutti, vorrei trovarne un'altra, però effettivamente non è chiaro, cioè non è molto chiaro, per esempio, come mai l'Inghilterra ha detto no. Per caso uno gli potrebbe sorgere il dubbio, forse la sterlina sta peggio dell'euro, se l'euro va male può darsi che un domani che loro ce la fanno, cioè non è chiaro cosa c'è dietro a tutta questa situazione, e questo è un problema che io sento abbastanza, di questa mancanza di informazione su questa crisi che ci può arrivare dall'oggi a domani, come in fondo è arrivata in Italia, perché voglio dire, cioè, non prendiamoci in giro, fino a poco tempo fa sembrava che le cose in Italia non andassero così male, a sentire il governo Berlusconi. Quindi voglio dire, e non credo che Berlusconi e Tremonti siano gli unici che si comportano in questo modo con la cattiva informazione. Molto chiara. Ma a livello europeo sì, ci sta un discorso di informazione, che c'è la magari qualche intenzione nascosta, ok, ma comunque mi sembra lampante che manchi una unità politica. Sì, su questo sono pienamente d'accordo. Tra le altre cose, come penso tu sai, io mi occupo molto di ricerca di università, no? E nei Quaderni Radicali ho fatto uscire un piccolo articolo, cioè così me l'aveva chiesto Geppi Rippa, no? E uno dei punti, perché quest'estate avevo un pochino studiato su questa situazione, no? Cioè noi abbiamo questo famoso gap con gli Stati Uniti per quanto riguarda l'alta tecnologia, intendo dire l'high tech, ecco, eccetera. E io, cercando di studiare, di informarmi, eccetera, eccetera, sono arrivata a questa conclusione. Faccio solo un piccolo esempio, che poi tocca anche la finanza, che per quanto l'Europa decida di progettare grandi progetti quadri, eccetera, eccetera, finché non abbiamo un'Europa politica e finché esistono gli interessi nazionali, ed esiste quindi, non esiste in Europa la possibilità di fare dei veri progetti scientifici, come succede negli Stati Uniti, oppure esistono interessi nazionali e quindi questi interessi nazionali vengono mascherati dalla burocratizzazione europea, perché questo è un modo per mascherare i propri interessi nazionali. L'Europa può decidere di mettere quanti soldi vuole in grandi progetti. Secondo me questo gap non verrà mai superato se non viene superato il problema della questione politica anche nella ricerca. Cioè, anche per quanto riguarda la ricerca, perché sappiamo che molti progetti, ci sono progetti che hanno bisogno di grandi finanziamenti, ma per avere dei grossi finanziamenti bisogna avere un'Europa politica, perché altrimenti non si possono avere veri progetti di ricerca che vanno nell'interesse della patria europea. Molto chiara, ringraziamo Giulia Simi che è qui oggi in una mise splendente come una decorazione natalizia. Le auguriamo ovviamente buon congresso e auguri anche all'Europa.
grazie tanto, speriamo bene di uscirne. Okay.